tutta da godere e vediamo come andrà. Da godere anche, intanto il fischio d'inizio, è partita il match tra Fiorenzuola e Crema, ecco che adesso arriva questo calcio d'angolo, sta per battere, palla al centro, attenzione l'occasione per il numero 11 Rivi, non c'era arrivato di testa Pagano che era saltato, Rivi solo davanti a Prudente, palla in avanti viene recuperata da Cazzè che cerca Radrezza ma non lo trova, recupera Rivi e adesso la palla arriva ancora al capitano Guglieri che la mette molto bene al centro, attenzione il colpo di testa e altro rischio per la porta del Crema, era stato Rivi a intercettare questo ottimo traversone da parte di Guglieri. Sbaglia questo rilancio, respinto dalla schiena di Ferrari, recuperato poi da Porcino, Porcino ancora per Ferrari, l'appoggio in avanti, arriva di nuovo Porcino, Porcino entra in area, cerca lo spazio per il tiro che viene respinto, calcio d'angolo, buona occasione per il Crema qua con Porcino che ha trovato il tempo, ma brutto errore ancora difensivo da Fiorenzuola. Va a Tagliabue a cercare di anticipare Marra, ma il numero 7 della Fiorenzuola la meglio, poi sbaglia il passaggio, Radrezza subito cerca l'inserimento di Da Pollonia che è buono e cerca la conclusione Da Pollonia ma viene chiuso benissimo da Libertazzi che ha visto il giocatore del Crema in proiezione offensiva, ha chiuso gli spazi, grande occasione per i Norobianchi in questa circostanza. Si riparte da Scetti che va a sedire Porcino. Grande capacità di copertura di Radrezza in questa situazione. Attenzione, c'è il portiere fuori dall'area che ha intercettato il pallone messo bene da Ferrari, Ferrari che si mette le mani tra i capelli, grande occasione ancora per il Crema al 25esimo. Fiorenzuola che adesso si proietta in, verso l'area del Crema, attenzione al colpo di testa del numero 7 Marra e nessuno riesce a recuperare questo pallone che era pericolosissimo, sbaglio qua l'appoggio ancora alla difesa del Crema. Lotta tra Rivi e Radrezza, alla meglio Radrezza che non se la sente poi di andare in rapidità verso la zona d'attacco, va a servire Ogliari sulla sinistra, Ogliari cerca Ferrari, il pallone è lungo, vediamo se ci arriva Ferrari, è riuscito a tenerlo in campo, grande rischio per la porta del Fiorenzuola, pallone che sembrava perso invece è arrivato al centro dell'area e sfila pericolosissimamente vicino alla linea della porta, recupera, attenzione c'è spazio per il numero 4 che può tirare in porta, la palla viene deviata, rimane ancora lì di nuovo Mora che si accentra, cerca il tiro e c'è il gol incredibile del difensore, il numero 2 Mora che ha trovato lo spazio di tirare e mettere la palla quasi nel 7, 18esimo minuto, passa in vantaggio Fiorenzuola. Paradrezza, calcio di punizione, salta Ferrari, arriva da Pollonia, viene messo giù, ma secondo l'arbitro non c'è assolutamente nulla di irregolare, protestano i giocatori del Crema. È chiaro che l'allenatore Bressan si è reso conto, ora vediamo, pericolosissimo pallone al centro e in corna il numero 9 Bigotto lasciato completamente solo al centro dell'area. 9 Francesco Bigotto. Cazzè lancio lungo per Pagano controlla, cross al centro a cercare Porcino anticipato, la palla resta lì, va Pagano, la conclusione ma troppo debole, para Libertazzi. Marrazzo controlla il pallone tra due, alla fine cerca la conclusione, viene respinta, di nuovo Marrazzo, viene messo giù, calcio di rigore per il Crema. Un po' tardi, calcio di rigore, fischia l'arbitro, Marrazzo davanti a Libertazzi, il suo tiro e il gol, 2-1. Lo perde e alla fine c'è il triplice fischio finale, l'ultima azione del Fiorenzuola, del Crema che ha cercato di proiettarsi in avanti dopo che Marrazzo aveva accorciato guadagnandosi il rigore e mettendolo a segno.